Buongiorno Giulianova, Operazione Verità oggi torna ad occuparsi del mercato ittico. Ricordate che il 18 luglio scorso vi informai che 4 mesi prima, il 17 marzo, l'autorità garante della concorrenza e del mercato aveva inviato un parere di sfida all'amministrazione comunale che colpevolmente Costantini e l'assessore Paolo Giorgini avevano tenuto in un cassetto senza informarci. Cosa diceva questa diffida a parere? Diceva due cose in buona sostanza. Guardate che la acquisizione che avete annunciato da parte dell'ente porto di una quota del consorzio che da settembre dell'anno scorso gestisce il mercato ittico in via temporanea è violativa dei principi della concorrenza, perché di fatto il comune di Giulianova, che detiene una quota di minoranza dell'ente porto, si trova ad essere padrone e sotto, cioè soggetto che affida la gestione e soggetto che lo gestisce. Non si può fare. Seconda cosa, diceva, guardate che l'affidamento temporaneo non può essere prorogato all'infinito, non solo, ma deve essere, dopo il 30 giugno 2003, non può più essere prorogato perché c'è un impedimento di legge. Fate la gara pubblica europea, è l'unico sistema per dare un affidamento a terzi. Gara pubblica europea che questa amministrazione, nel momento in cui ha affidato per 4 mesi al consorzio, cioè un anno fa, la gestione aveva annunciato, ma che ormai da oltre un anno è diventato come l'Ubaui du Cocco. Non se ne vede luce. Ora, il 31 luglio la segretaria generale ha dato contezza del fatto che in effetti l'ente porto non poteva acquisire la quota. Peraltro l'ente porto lo stesso giorno della mia conferenza stampa ha agito in autotutela, quindi rimuovendo il primo problema. Ma resta il problema più grande, che riguarda la città, gli operatori economici, cioè in attesa che si fa questo benedetto bando di gara europeo, che prima deve essere pubblicato, deve essere istruito, deve essere nominata una commissione, devono essere valutate le offerte, porterà via del tempo. Che succederà? E questa è la domanda a cui Costantini e l'assessore Paolo Giorgini spero che questa volta diano una risposta. Cosa succederà il 25 settembre, cioè fra poco meno di 2 settimane? Perché i cittadini il 25 settembre dovrà riaprire il mercato ittico di Giulianova, dopo il fermo biologico, ok? Siccome l'affidamento temporaneo di 4 mesi scade il 30 settembre, di fatto dal 1 ottobre non potrà essere più gestito dal consorzio o da altri soggetti in via temporanea. Che si farà? Andranno Costantini e Paolo Giorgini a fare l'asta mercatale ad aprire la mattina? Oppure si troverà un'altra soluzione? Molto sommessamente una soluzione deve essere data. Io mi permetto di suggerire di trovare l'unica soluzione possibile, l'affidamento in house, e noi abbiamo una società ad intera partecipazione comunale che è la Giulianova Patrimonio, quello che gestiva il mercato fino a un anno fa. Attenzione però, Giulianova Patrimonio nel frattempo è stata completamente azzerata da questa amministrazione che l'ha depauperata in termini di personale e le ha tolto ogni contributo economico. Battete un colpo, dateci una risposta. Il mercato ittico non può rimanere chiuso, altrimenti è meglio che andate via da Giulianova. Giulianova è nata con il porto, con Castrum Novum già nel III secolo avanti Cristo. Spero che Costantini, Paolo Giorgini e questa amministrazione non ci facciano fare una brutta figura internazionale. Buongiorno.